L'altro giorno a Sutri il maresciallo, persona gentile, si è presentato con un'assessora per parlarmi e farmi firmare un verbale. Un verbale. Il sindaco gli deve firmare un verbale che si presume faccia riferimento a una multa, a una sanzione, oltre alla mancanza di rispetto per la funzione del sindaco. Era la solita multa di questi tempi inverosimili, in cui non si conoscono bene i ruoli. E un maresciallo, stimolato da qualcuno, probabilmente qualche suo superiore o da qualche vento di popolo, ti presenta un verbale dove c'è scritto che tu, in quanto sindaco, nelle tue funzioni, anzi iperfunzioni, con tanto di fascia, porti l'alloro, porti il riconoscimento per i soldati, per i partigiani, per le persone uccise, in occasione del 25 aprile, giorno della liberazione, quindi un giorno sacro per la nazione, in cui si esalta la lotta contro il fascismo e in cui si portano le corone d'alloro ai caduti. In piazza, piazza completamente vuota perché il rito si svolgeva in questi tempi e non c'era la possibilità di aprirlo al pubblico, con a 2 metri il prete e a 2 metri il vice sindaco. Come si vede in qualunque intervento, anche Burioni, quando parla in televisione, non ha la mascherina, evidentemente il discorso lo fai senza mascherina. Cosa logica. Arriva, il verbale. Il verbale è perché il sindaco non ha portato la mascherina. Ora, a parte la funzione, a parte il ruolo, a parte la fascia, a parte il 25 aprile, il DPCM che muove la sanzione ha 3 articoli. Il primo, 1, 2, 3, il primo che dice che la mascherina va portata con sé e indossata nei luoghi al chiuso, quando si sia in luoghi fuori dalla propria casa, anche se si raccomanda di portarla anche in casa e anche a letto quando fate l'amore, portate la mascherina, e nei luoghi all'aperto, cosa che è una variazione rispetto ai precedenti DPCM, che all'aperto indicavano la non necessità della mascherina, ma solo di averla con sé. Qui poi c'è il secondo articolo che dice non è obbligatorio portare la mascherina quando c'è una distanza, un isolamento, esattamente quello, l'isolamento da 1 metro in avanti è la distanza, perché è chiaro che per essere insieme devi essere molto vicino, quindi isolamento vuol dire uno che sta ad almeno 1 metro, quello è esattamente che accadeva in quella piazza, quindi già l'articolo 2 indica la mia posizione corretta. L'articolo 3 poi parla di mascherina che può non portare chi abbia patologie di varia natura. Io ho problemi di cuore e ho un cancro. Io ho un cancro, cari cittadini, come sanno molti che mi hanno ascoltato anche in Parlamento, e ho una ricetta medica da tempo per non portare la mascherina per questioni di respirazione legate al cuore, legate alla mia condizione di malato oncologico. Per cui c'è l'articolo 3. Ma come poteva il maresciallo ignorare che, a parte l'essere io sindaco, avevo questa patologia e non valutarla prima di fare il verbale? Perché ha pensato di fare un verbale al suo sindaco? Chi lo ha indotto? Quale superiore? Io ho parlato con il superiore dei superiori, il generale dei carabinieri di Roma e del Lazio, che si chiama generale Minicucci, ma non certo per far sanzioni io, ma per chiedere: ma chi dà gli errori, cioè chi dà degli ordini così assurdi senza che si faccia un'istruttoria verificando che la distanza c'era e io sono malato? Prima di fare un verbale vorrei verificare la realtà, quindi dico al maresciallo di valutare le circostanze in maniera attenta, al di là del fatto che riguardino il suo sindaco, e dico che se c'è un articolo che prescrive che uno possa non portare la mascherina perché ha delle patologie, non è un suo diritto, è una sua perfetta legittimità, per cui il verbale dovete mettervelo da qualche altra parte e smetterla di fare terrorismo, smetterla, è chiaro? Ma non lo dico contro il maresciallo, lo dico contro in questa follia di atteggiamento alla Gestapo, di punire chiunque anche di cose che non ha fatto. Io non ho fatto niente che non fosse consentito. Chiaro?